Care amiche ed amici, passiamo al tema del giorno. La caduta delle borse asiatiche, soprattutto della borsa cinese. Adesso ci sarà un nuovo spread, quello dei bot con lo yuan. Io lo vengo dicendo da tempo. Infatti dovrebbero esserci dei video nel mio canale di YouTube Santen Chan parlando proprio di come l'economia cinese è in crisi sempre più crescente e che trascinerà in una nuova ondata speculativa anche il resto del mondo. Difatti che ci sia stata una bolla speculativa immobiliaria in Cina già lo si sapeva da anni, perché migliaia se non milioni di appartamenti in Cina e di edifici rimangono chiusi perché li comprano soltanto per speculare su un possibile guadagno nella vendita degli immobili. Quindi hanno accelerato un processo che ha già culminato negli Stati Uniti nel 2008-2009 della speculazione immobiliaria. In Cina hanno fatto uguale e hanno finanziato la speculazione cinese comprando i debiti, i buoni debiti degli Stati Uniti, tipo i subprime, i derivati. E hanno creato del nuovo credito. Poi sappiamo che l'economia cinese diventa ricca perché i nordamericani vanno a produrre in Cina quello che venderanno ai loro compatrioti. Quindi i nordamericani consumatori, i consumatori nordamericani, si indebitano con la Cina per comprare prodotti di produzione di industrie nordamericane dislocate. E quindi chi dà credito a Nord America sono i cinesi, ma creando debito. E la volta che cade la borsa cinese, che si sgonfiano i crediti cinesi perché sono costruiti sui debiti occidentali, anche i crediti occidentali si sgonfiano perché sono costruiti sui debiti cinesi. È un serpente che si morde la coda. E io da tempo l'avevo detto. Occhio a quello che potrà succedere nel gigante asiatico, perché loro per raggiungere uno stratosferico credito si sono indebitati. E come? Col denaro che non avevano, comprando sostanzialmente e lavando il debito nordamericano ed europeo. Ecco perché l'entrata in scena di questa potenza economica comunista cinese, che è una contraddizione in termini ma sono capitalisti e comunisti, ha dato anche ricchezza, fiato anche, ossigeno economico a noi occidentali, perché hanno comprato il nostro debito generando credito e noi ci siamo indebitati comprando il loro credito. Loro si sono indebitati comprando il nostro credito, che era il loro debito, e quindi nell'economia si trasforma il debito in credito. Volete un esempio? Ti presto 1 miliardo di euro. Certo, è un credito per te che ti trasforma però in un debitore. Quindi alla fine chi ha credito sono io. Tu sei un debitore, però è un credito negativo perché i soldi già li hai te e quindi non ce li ha nessuno alla fine. Beh, e quindi questa bolla speculativa immobiliaria cinese è finalmente scoppiata. Adesso nessuno sa quando si va a restare, anche perché i cinesi vogliono rinegoziare la loro attività economica e commerciale. Quindi gli conviene che duri un po' questa bolla immobiliaria, però gli può sfuggire di controllo e quindi gli può rovinare tutta l'economia che hanno costruito negli ultimi 10 o 20 anni, soprattutto l'economia che hanno costruito rovinando il paese,
perché ci sono state tante città tradizionali, tanti quartieri tradizionali che sono stati distrutti perché volevano speculare immobiliarmente costruendo lì dove tutti sarebbero andati a vivere, non in aperta campagna. Ecco perché non si sono fatte delle nuove città perdute nei boschi o nei deserti. E hanno distrutto opere d'arte architettoniche preziose, irrecuperabili, per fare edifici di acciaio e cristallo. È un po' come se in Italia, che abbiamo molti comuni piccolini, molte frazioni civiche, ci viene il boom del palazzinarismo e ci mettiamo a distruggere antichi borghi, antichi case, castelli di migliaia di anni per costruire centinaia di grattacieli. È solo per favorire la speculazione immobiliaria. Veramente è un qualche cosa di privo di criterio, anche perché non tutti i cinesi hanno avuto accesso alla casa così, ma soltanto l'hanno comprata, incluso molti stranieri, la casa, l'appartamento, per speculare, perché continuava a aumentare il valore delle case e degli appartamenti. Allora molti dicevano: ma fammi andare in Cina a prendere 20 o 30 appartamenti, che io ho saputo di uno che li ha comprati l'anno scorso 100 appartamenti, adesso li ha venduti al doppio. Adesso tutto questo si è fermato. Chi l'ha fatto ultimamente si è fottuto, perché adesso vede come gli sono scesi del 50% gli appartamenti, non aumentati del 100 o 200%. E quindi, come dire, si vedeva venire questa bolla speculativa immobiliaria. Però non te lo spiattellavano nei media perché c'è stata troppa connivenza politica delle banche occidentali. È un po' come il caso greco. In molti sapevano che veniva la tragedia greca, però continuavano a alimentare l'idea che la Grecia stesse avanzando, avanzava in una maniera che nessun altro paese avrebbe potuto, neanche la Germania. Perché così si alimentava il turismo e si alimentavano le piccole inversioni immobiliari di molti pensionati e risparmiatori, che poi si sono fottuti perché è caduto tutto in Grecia. Però ecco, vi ricordate la bolla immobiliaria statunitense che ha mandato in crisi tutto il mondo e che ancora dura la recessione in tutto il mondo, con questi neoliberali che impongono l'austerity a tutto il mondo, incluso negli Stati Uniti? Beh, adesso sta succedendo qualcosa nella terra del comunismo capitalistico, la Cina continentale, nella terra di Mao, c'è una speculazione immobiliaria che non può essere qualcosa di comunista, è qualcosa di capitalista. Quindi quelli del Partito Comunista si sono messi a giocare a fare i capitalisti e hanno voluto fare i furbi come i grechi o gli statunitensi. Hanno voluto fare la loro bolla immobiliaria. Si sono messi a comprare per valutare le loro cinque banche di Stato e le cinque borse che hanno. Si sono messi a comprare i titoli spazzatura di tutto il mondo, li hanno rastrellati da tutte le parti, e su quelli, che è come prendere un assegno e rigirarlo, no? Hanno rigirato il debito degli altri, lo hanno trasformato in credito. Perché compri un debito degli Stati Uniti, una tranche di 1 miliardo di dollari, e dici: loro la scadenza ti danno il 10% o il 20%, perché i titoli spazzatura promettevano molto. E i cinesi ti dicono: noi alla scadenza di questo debito nordamericano, che posponiamo, ti diamo il 30%. E quindi entravano soldi alla Cina per un debito nordamericano. Poi il debito va lì per lì, non si sa chi lo compra per ultimo. Beh, adesso se i cinesi sono insolventi, non possono neanche garantire i titoli debito degli Stati Uniti. Quindi è un effetto dominò, un effetto catena. Ecco perché cadono le borse in tutto il mondo, perché i cinesi si sono messi a comprare i titoli di debito delle borse di tutto il mondo. Ma chi comprava dopo i titoli di debito cinesi rivalutati con il debito
degli altri paesi, perché i cinesi hanno rivalutato il loro debito gonfiandolo con i titoli di debito del resto delle banche del mondo. E chi comprava i titoli di debito delle banche cinesi? Le banche di tutto il mondo, per esempio, vedi le banche centrali dei paesi europei. Quindi alla fine svaluto io che svaluti tu, compro io che compri tu, e adesso c'è risvalutazione, non rivalutazione, risvalutazione. Sembra fatto apposta, in un certo senso, perché le banche sono così: prima lanciano l'esca, titoli, lanciano i titoli con grandi interessi, tutti abboccano. Poi ritirano l'esca per riprendere capitale e non ti danno nulla perché con l'inflazione o la svalutazione o che scoppiano bolle immobiliari, in pratica si svaluta. No, non ti scordare che a cambio di denaro ti danno un titolo che ha un valore nominale, magari di 10.000 euro, ma è un valore nominale sulla carta. E poi ti dicono che alla scadenza daranno il 20 o il 30%, ma il valore nominale può essere rivalutato o può essere svalutato. Nel caso di un'azione esitosa può essere addirittura rivalutato e prima della scadenza ti pagano molto di più, ma il più delle volte succede che si svaluta e quindi molto prima della scadenza il titolo non vale più 10.000 euro, può anche valere 1.000 euro, e quindi altro che il 10 o il 30% su 10.000, ti danno 1.000 euro e nessun interesse sopra, perché ti danno meno di quello che valeva nominalmente, ti danno poi il 30% su quello che vale non nominalmente. Sarebbe un controsenso. Quindi, però, ecco, io ci tenevo a dirvi questa situazione, l'avevo già prognosticata più di un anno fa. Poi si sapeva che sarebbe venuto il collasso cinese. Non è una sorpresa, non è di adesso. E adesso i bancari o banchieri italiani ed europei lanciano il loro grido di allarme dicendo che sarebbero usciti da questa crisi economica, che gli Stati Uniti già in pratica si stavano riprendendo, che la BCE già era forte e consolidata, che mancava poco agli stati europei per finire di finanziare le banche che si recuperassero, ma adesso per colpa dei cinesi tutto cade giù. Ma io dico, chi ha speculato con le banche di stato comuniste cinesi, rifinanziando il loro debito per guadagnare a futuro? Le banche europee e nordamericane. Adesso vengono a piangere in miseria. Ma chi gli ha fatto di speculare col debito cinese? Non i cinesi. Loro hanno suggerito cosa fare ai cinesi. Gli hanno insegnato i trucchi, gli sporchi trucchi del capitalismo. Chiediamolo a Soror, che gli ha consigliato lui ai leader cinesi. Come lui stesso ha fatto la fortuna con i subprime e il titolo di spazzatura, che poi ha detto saranno la rovina degli Stati Uniti e dell'economia mondiale, i titoli di spazzatura, ma lui ha fatto migliaia di miliardi di dollari con i titoli di spazzatura e ha gonfiato l'economia cinese, lui e tutti i bancari occidentali, con i titoli di spazzatura occidentali che tanto i cinesi li mettevano in cassetti promettendo che quello sarebbe stato denaro a futuro. Infatti non si ha notizia che la bolla speculativa immobiliare statunitense abbia fatto cadere la Cina in recessione. La Cina ha comprato molta spazzatura finanziaria ed immobiliare agli Stati Uniti e non ha avuto recessione economica. Perché? Perché il mercato azionario interno cinese ha dato credito alla spazzatura azionaria e borsatile statunitense. Non c'è stato allarmismo. Quindi si sono conservati tutti i titoli subprime fino a che adesso invece la bolla immobiliare è scoppiata per un'altra via, cioè
non per mancanza di credito, ma perché si è così tanto valorizzato il mercato immobiliario che adesso, mancando i compratori, iniziano follemente a liquidare tutte le proprietà immobiliari perché non servono per andarci a vivere. C'è molta gente povera in Cina che non ha casa, in un paese comunista. Quelle case invece servono a speculare immobiliarmente. Infatti molti edifici stanno diventando fatiscenti, nessuno li aggiusta, investe denaro per aggiustarli, perché in pratica fino adesso edifici che già hanno più di 20 anni e sono di lusso, li hanno comprati e venduti innumerevoli volte, interi edifici oppure appartamento per appartamento. Ma nessuno che li comprava o che li vendeva ha mai avuto intenzione di andarci a vivere. Erano solo delle speculazioni immobiliari. Ci occorrevano dei veri immobili per fare le speculazioni immobiliari in Cina. E poi tutti gli appalti e le tangenti per la costruzione di edifici pubblici e privati che ci sono state, la distruzione del patrimonio edilizio della Cina antico, archeologicamente interessante, tutto il patrimonio archeologico che è stato distrutto per fare questi mostri del cemento e dell'acciaio. In confronto, Berlusconi è un nano qualunque, se in Cina i palazzinari sanno come fare vere speculazioni. Quindi, che vi posso dire? Era da tempo che non facevo un video, ma questa situazione della bolla speculativa immobiliare cinese che è scoppiata adesso è già stata annunciata da giorni in televisione, che continuano a scendere le borse di tutto il mondo, soprattutto le borse cinesi. Allora ha fatto sì che io facessi questo video, pensando che era ora che dicessi qualcosa al riguardo. Comunque vi ringrazio di seguirmi. Più in là farò altri video. Adesso sto un po' sofferente perché mi sto filmando col cellulare. E quindi, come dire, col cellulare, Madonna, no, se sono proprio sofferente, no, mi sto filmando. Ah, che sforzo, Madonna, mi sto filmando col tablet, non col cellulare. Col tablet di 7 pollici che non si regge, veramente è una cosa. Mi sto filmando con il tablet di 7 pollici, che è scomodo, che ti aggranda molto l'immagine, perché è di 2 megapixel, però filma in 720x1280, qualche cosa del genere. Quindi fa una grande immagine, zooma molto pure quando non zoomi, però l'immagine è piccola, il campo dell'immagine è ristretto. Perché una filmatrice di 2 megapixel dovrebbe filmare a 320x240. Invece questo tablet che ha 2 megapixel filma a 720x1280. E incluso una relazione di immagini non convenzionale HD. Quindi stira molto l'immagine, ha un campo molto grande. E ti fa un primo piano anche se stiri il braccio. Questo stira l'immagine così tanto che ti avvicina pure quando stendi il braccio come adesso. Invece con un cellulare che ha 2 megapixel e che filma a 320x240, quando ti filmi stirando il braccio ti fa un mezzo busto. Invece questo, anche se stiri il braccio, magari ti fa un primo piano della faccia. Quindi non so come mi avrà filmato fino adesso, magari esco poco, fuori camera, però vabbè, fa niente. Mi sono voluto filmare con il filmare, no, fi filmare. Mi sono voluto filmare con il tablet e vabbè, molto tempo che non mi filmo, devo fare pratica. Allora niente, questo è stato tutto sulla bolla immobiliare speculativa che è scoppiata in Cina da giorni, che trascina tutti nell'abisso della recessione. E vi voglio ricordare anche che non sono gli statunitensi, gli Yankee, gli unici
assieme alla BCE che fanno bolle speculative. Anche i cinesi, pur essendo comunisti, fanno bolle speculative allo stile capitalistico. Non si salva nessuno. Ciao.